Ciao a tutti, oggi farò un book tag che si intitola Le domande del tag. Inizio subito, in totale sono 16. Allora, 1. Descrivi la tua libreria, dove l'hai presa? Allora, io ne ho 3 e mezzo, diciamo. Allora, 2 che non avete ancora visto, ma presto farò la seconda parte del bookshare tour. Una me l'ha fatta mio padre e l'altra me l'ha passata il mio vicino. Poi la mezza è che avete già visto il video, che è quella dedicata a Stephen King, che è quella lì marrone. Invece l'altra che mi ha regalato mia nonna, quella lì piccolina. E l'altra bianca me l'ha regalata mia zia, quella del primo Bookshare Tour parte 1. 2. Come organizzi i tuoi libri? Allora, i miei libri principalmente li organizzo per casa editrice o raggruppo tutti insieme i libri dello stesso autore, eccetto quelli di Stephen King, che quelli ho cercato in qualche modo di metterli per colore. 3. Qual è il romanzo più lungo che hai? Allora, comunque che toccano i 1000 passapagine, ne ho non tantissima, ma neanche pochi, perché ho Tolkien, che ho tutti e tre i libri raggruppati del Signore degli Anelli, poi ho la Troisi, poi ho altri libri sul Kindle, che sono anche che non fanno parte di una saga, poi ne ho altri qua e là, adesso non mi ricordo bene i titoli. Poi 4. Qual è il romanzo più corto che hai? Allora, attualmente non ce l'ho qua, ma è il libro di Bellard Richmond, che è I Cavalieri senza corpo. 5. Un libro che hai ricevuto come regalo di compleanno. Allora, ve lo mostro, io faccio gli anni ad aprile, ed è questo qui da parte della mia amica, che è Alice nei paesi delle meraviglie e al di là dello specchio. Questa è dell'edizione dell'Ippocampo, illustrata da Mina Lima. Questo qua. Poi, qual è il libro più costoso che possiedi? Ve lo mostro perché questo l'ho preso recentemente ed è il più costoso, che è Harry Potter e l'Ordine della Felice, questo qui illustrato da Jim Kay, che costa la bellezza di 49 euro. Poi 7. L'ultimo libro che hai letto, Shadow House, volume 1. 8. Hai completato delle serie? Allora, lette no, ma comprate sì, ma forse me ne manca uno che devo comprare sul Kindle, che fa parte di una trilogia. Basta, per il resto ho preso tutto. Ah no, anzi no, mi mancano gli altri due di Harry Potter illustrati. 9. Qual è l'ultimo arrivato nella tua libreria? È questo qua che sto leggendo, che è A cena con l'assassino di Alexandra Benedict. Poi 10. Qual è il libro più vecchio che possiedi? Allora, se devo andare a vedere come prezzo, è questo qua, La strega della montagna, che questo ancora in lire e costa 11.500 lire, e l'ho preso al riuso qua al mio paese. Poi, il libro più rovinato che hai è questo qua, della prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, infatti è super rovinato. Ed è veramente vecchio ed è la prima traduzione che hanno fatto sua, perché quelli che ho illustrati da Jim Kay sono con la nuova traduzione. Poi, qual è il libro
Qual è il tuo libro più immacolato? A parte questo qui che vi ho fatto appena vedere di Harry Potter e la pietra filosofale, per il resto sono tutti immacolati i miei libri. 13. Hai un libro del tuo colore preferito? Allora, io ne ho preso uno, ma ne ho più di uno che ha la copertina che mi piace, ed è uno è il verde, l'estate dei fantasmi. Di Sandra Mitchell, uno è il verde, poi ho anche il nero e il blu. Poi 14, un libro che hai sugli scaffali da tempo e non ancora letto, ahimè, è Il Signore degli Anelli. In questo caso ho fatto un'eccezione perché ho visto prima i film, ma devo ancora leggere i libri. 15. Di tutti i libri sui tuoi scaffali, qual è stato il primo che hai letto? Il primo che ho letto è appunto Harry Potter e la pietra filosofale, che con lui mi si è aperto il mondo della lettura, non perché prima non leggevo, ma principalmente leggevo con la scuola alle elementari. Poi ho iniziato con lui pian piano e è aumentata la mia passione per la lettura. L'ultima domanda è 16. Hai libri autografati? Sì, e adesso ve li mostro. Allora, ad aprile sono andata a una presentazione di un libro, che è questo, Il tesoro del mercenario, di Maria Antonia Matilde Zambelli. Poi un'altra presentazione di un libro è questo qui, che è Fuoco e ghiaccio di Carmilla D. E poi gli altri che vi faccio vedere è che avevo fatto anche un video sulla casa editrice Idea, che sono Specchio Riflesso, Witch e Hunters, il primo volume di una trilogia, poi Inesistenza, la duologia di Exidium, cioè Katabasis e Anabasis. Poi Apparenze e due libri di Marco D'Abruzzi. Uno è Cattivi ragazzi e l'altro è 2045, Lettere da un passato futuro. Sono questi qua quelli che ho firmati. Con questo concludo il tag e ci vediamo al prossimo video.